Iniziamo? Prepariamo il semifreddo tipo la coppa del nonno, buonissima al caffè. Quindi occorrono panna, che è quella dolce, vegetale, latte condensato, caffè solubile, questo è decaffeinato, così la possono mangiare anche i bimbi, e savoiardi sardi, questi qua, che sono un po' più morbidi di quelli classici, però se non li trovate potete usare quelli classici tranquillamente. Però questi fanno la differenza, vedi? Sono tipo pan di Spagna. Iniziamo, facciamo un caffè. Potete farlo alla moka oppure così espresso, visto che è uno solo, va bene. 2 cucchiaini di caffè solubile, lo sciogliamo nel caffè caldo. Un cucchiaino di zucchero. Deve raffreddare. Montiamo la panna, 500 ml di panna fredda. Vi faccio aiutare. Non deve essere troppo montata, deve essere morbida. Ecco, così va bene. Aggiungiamo il latte condensato. Continuiamo a montare. Ne mettiamo 100 grammi. E il caffè. Freddo, mi raccomando. Per la bagna usiamo latte o acqua, se preferisci. Lo riscaldiamo leggermente e sciogliamo dentro 2 cucchiaini di caffè solubile, sempre decaffeinato se preferisci, o caffè espresso. Non metto zucchero perché già i biscotti sono abbastanza dolci. Usiamo uno stampo da plum cake, questo è 30 x 10 cm. Lo foderò bene con la pellicola, in modo che poi sarà più facile l'estrazione del dolce. E inizio con la mousse al caffè. Lo intervallo con un po' di Nutella. Mi raccomando, sottile, perché sennò si solidificherà troppo, diventando dura. Quindi la mettiamo proprio a filo. Il resto della mousse. Che come vedi è molto morbida, quindi non deve essere molto montata. Lo battiamo per far compattare meglio. Far uscire le bolle d'aria. Inzuppiamo i biscotti nella bagna al caffè. Mettiamo sopra a chiusura. Lo ripeto, puoi usare qualsiasi altro tipo di biscotto, anche i savoiardi classici vanno benissimo.
Chiudo bene con la pellicola. Ecco Eccolo pronto. Ora deve riposare in congelatore almeno per 3-4 ore. Qui si solidificherà bene, però non ghiaccerà perché c'è il latte condensato. Serve a questo. Se non usiamo il latte condensato, dovremmo usare le uova. Quindi la procedura del semifreddo è diversa, però con latte condensato riusciamo a compensare le uova. Ok? In congelatore per 3-4 ore. A dopo. stacchiamo bene da sotto, potrebbe essere attaccata e la capovolgiamo su un piatto. Lisciamo la superficie con un coltello dalla lama bagnata, così risulterà bello liscio. Puliamo. Granella di nocciole, che sta bene con la Nutella. Facciamo un decoro a piacere. E Nutella al centro. Pronta. Un bel semifreddo, caffè e nocciola. I miei gusti preferiti di gelato. Bella sia da vedere che da gustare. Appena tolta dal congelatore, lasciala una mezz'oretta fuori, in frigo magari. Buonissima, non c'è bisogno che ve lo dico, è buonissima veramente. Fresca, proprio adatta a questa stagione. Poi si prepara velocemente senza accendere nulla, quindi. E l'abbiamo sempre a portata di mano, basta tenerlo in freezer e al momento lo togliamo fuori. Grazie come sempre, alla prossima. Ciao ciao.